Mister Daisy rise con ricca letizia, riponendo il suo piccolo forziere. Lo sapevo che non avrebbe potuto, disse gioiosamente, ma un giorno dovrà sentirlo. Siamo un popolo generoso, ma dobbiamo essere giusti. Io ho paura di quelle parole grosse, disse Steven, che ci rendono tanto infelici. Mister Daisy fissò severamente per qualche istante sopra il caminetto la ben costrutta sagoma di un uomo in gonnellino scozzese, Alberto Edoardo, principe di Galles. Lei mi considera un vecchio rimbambito e un vecchio conservatore, disse la sua voce pensosa. Io ho veduto tre generazioni dal tempo di O'Connell. Mi ricordo la carestia. Lo sa che le logge orangiste si agitavano per la revoca dell'Unione 20 anni prima che lo facesse O'Connell o prima che i prelati della sua religione lo denunciassero come demagogo? Voi fegnani vi dimenticate di certe cose. Gloriosa, pia e immortale memoria. La loggia del diamante ad Armagh, la splendida con appesi i cadaveri dei papisti, rauchi, mascherati e armati, la convenzione dei proprietari terrieri, il nero nord e la Bibbia blu dei presbiteriani, terroni ribelli, restate bene giù. Steven abbozzò un breve gesto. Ho sangue ribelle in me anch'io, disse Mister Daisy, da parte materna, ma discendo da Sir John Blackwood, che votò per l'Unione. Siamo tutti irlandesi, tutti figli di re. Ahimè, disse Stephen. Per vias rectas, disse con fermezza Mister Daisy, era il suo motto. Votò per l'Unione e si mise gli stivaloni per venire a cavallo a Dublino, dalle Arts of Down per votare. Lalla lallara, la strada sassosa di Dublino. Un rozzo nobilotto di campagna a cavallo con gli stivaloni lucidi. Giorno coperto, Sir John. Giorno coperto, vostro onore. Giorno, giorno. Due stivaloni traballano penzoloni verso Dublino. Lalla lallara. Lalla lalla ral.